Come fai le piccole cose, fai anche le grandi cose. Questa è una frase che mi è stata detta da Anna, una ragazza che ho conosciuto nel 2016 e che mi ha insegnato molto nel corso degli anni. Purtroppo questa frase molte persone non la conoscono, oppure ne ignorano la valenza. E mi è venuta in mente parlando con i nostri istruttori, che sono anche i nostri venditori. Molto spesso le persone interessate a quello che facciamo lasciano il numero di telefono sul sito ed entrano in contatto automaticamente con il trainer che è in turno in quel momento. Oppure scrivono al servizio clienti, viene girato il numero al venditore e questo chiama. Verso la fine della chiamata lo scenario è sempre lo stesso. Ci devo pensare, lasciami qualche giorno per pensarci, ci sentiamo nei prossimi giorni, così intanto ci penso. Innanzitutto ti faccio una domanda: se ci pensi e decidi di non fare assolutamente niente, cosa cambia? Niente! È la stessa identica sequenza di episodi che si sta verificando da anni a questa parte all'interno della tua vita. Ma perché, secondo me, dovresti essere in grado di decidere velocemente? Molto semplice. Quando andrai per strada, nei locali, nei centri commerciali o dove vuoi tu, per conoscere ragazze nuove, pensi di poterti prendere il tempo di pensarci? Pensi che la ragazza rimarrà lì, su quella panchina per delle ore, in attesa che tu decida se andarci o meno a parlare? Credi che la ragazza che passeggia e vorresti conoscere rallenti forse il suo passo perché tu hai bisogno di riflettere e capire se andare a conoscerla o meno? Beh, lascia che ti dica la verità, anche se magari questa ti darà fastidio. Vivi proprio in un mondo di fantasia. Le ragazze non aspettano nessuno e il momento perfetto non esiste. L'unico modo per far sì che qualcosa accada è quello di buttarsi, e anche velocemente. La ragazza potrebbe imboccare la metro e poi potresti perderla di vista definitivamente. La donna che hai seguito potrebbe entrare improvvisamente in un negozio e rimanerci per qualche ora. La ragazza che hai adocchiato potrebbe prendere un autobus e adios per sempre. Converrai con me che in queste situazioni decidere velocemente è un'abilità necessaria se vuoi sperare che qualcosa accada, altrimenti continua pure a pensarci. Ma poi non lamentarti con le donne o con il resto del mondo se nella tua vita non accade mai nulla di positivo. Come dicevano i latini, ogni uomo è artefice del proprio destino.